Ed eccoci ad un altro mese di recensioni Inca. Cominciamo da un argomento. L'ennesima volta che devo raccontare dei truzzi maledetti. Chi sono i truzzi maledetti? Sono quelli che buttano le cose a caso e causano l'inquinamento del pianeta da plastica, cicche e quant'altro. N video precedenti ho spiegato quanto sia ridicola l'idea di eliminare la plastica. Perché è ridicola? Perché uno non risolve il problema, perché il problema è alla fonte. Tu prima che hai eliminato la plastica all'inizio, per lustri se non decenni, ci sarà sempre comunque una marea di truzzi che buttano via le cose a caso. E quindi il fatto di non puntare l'attenzione sull'immediato, sul fatto che non bisogna buttare via le cose a caso, ma bisogna raccoglierle in maniera sistematica e assolutamente efficiente, non lasciarsi scappare niente, questo è il problema, e con questo fermeresti subito il riversamento della plastica e degli altri schifezze nel pianeta. Invece, cercando di eliminare il problema alla fonte, comunque tu hai per decenni, prima che raggiungi l'obiettivo, avrai il progredire di un fenomeno. La faccenda è dovuta al pregiudizio che non si può dire alla gente che sono strongoli, no, tutti bravi, tutti imparati, da mezzo secolo non puoi dire niente. Invece bisognerebbe, come si è fatto per esempio con l'abbandono dei cani, bisognerebbe criminalizzare chi butta la spazzatura in giro e non la conferisce correttamente. Criminalizzare, tu sei un inquinatore, tu con questo sacchetto di plastica che butti a terra e che lo spazzino non passerà se non dopo 2 giorni a raccoglierlo, sempre che possa passare dappertutto, con la pioggia finirà nei tombini, passerà nei fiumi, nei mari, alla fine ucciderà, cioè contribuirà all'uccisione di un animale, di una balena, piuttosto che una tartaruga. Quindi tu sei un assassino. Coi cani hanno fatto così, hanno qualche anno fa cominciato a fare pubblicità dicendo che tu che abbandoni il cane sei un mostro, sei una bestia, sei qui, sei là, eccetera. La gente adesso sì, magari lo fa lo stesso, ma sa che è una cosa da criminale, insomma. Si è creato l'idea chiara che questo è un problema di criminalità da parte chi abbandona il cane. Chi vuole eliminare la plastica alla fonte è come se per il problema del cane si fosse venuti fuori con eliminiamo i cani. Basta, non è più possibile tenere cani, diciamo, domestici, se non quelli che esistono già, li mettete tutti i chip, li licenziamo e poi non ne prendete più altri. Nel giro di qualche lustro i cani sarebbero morti per vecchiaia, non ci sarebbero stati più cani e non ci sarebbe stato più il problema dell'abbandono dei cani. Ma se vi sembra una cosa logica? No, è idiota. E come idiota voler eliminare la plastica alla fonte. Pazienza. Tant'è. Questi sono i pregiudizi e la cultura dominante va contro la plastica. Tipico atteggiamento, tra l'altro, antitecnologico, è colpa della tecnologia, non sono i truzzi maledetti. E qui, perché ne parlo? Perché è venuto fuori mesi fa, ormai sarà, però me lo sono segnato, alla fine l'ho ripreso, lo riprendo adesso. È venuto una raccapricciante post su FB, con la foto che ho messo in copertina, che fa vedere quale sia cosa succede quando qualche truzzo di questa gente qui in giro per i campi con la birretta eccetera butta nel campo la bottiglia, che non è la plastica, è la bottiglia di vetro. La bottiglia di vetro, se non viene individuata e raccolta, viene presa dalla mieti trebbia che raccoglie il grano quando è l'ora e viene sbriciolata negli ingranaggi, pezzi di vetro dappertutto che finiscono nel fieno che poi viene mangiato dai bovini. E ogni tanto quel bovino ingurgita questi pezzi di vetro, si lacera in
maniera devastante nel suo povero apparato digerente e sputa sangue, alla fine lo abbattono, perché cosa fai? A operarlo, andare a vedere dove c'è il vetro, magari c'è dappertutto, non lo sai, lo abbattono. Non puoi tenere un animale in quelle condizioni, non puoi neanche probabilmente macellarlo, perché daresti ai clienti pezzi di vetro dentro la carne. Capito? Non è solo l'abbandono della plastica, è proprio l'abbandono di qualsiasi cosa, la cicca, la bottiglia, la lattina. Niente, non ce la faremo mai, eh. Comunque io lo dico così, mi arrabbio, ma è inutile, è tempo perso. Poi un video mi ha fatto scoprire un aspetto del pensionamento del famoso Blackbird, l'aereo spia RS-71, che fu ritirato verso la fine degli anni 90. E mi ricordo su Time Magazine che dicevano che era ancora abbastanza utilizzabile, perché a quei tempi, adesso probabilmente no, a quei tempi c'erano pochi satelliti spia. E allora quando c'era un problema, per esempio in Iran oppure in Nord Corea o ovunque, aspettare che il satellite spia più adatto finisse lì sopra, facesse le fotografie, poteva essere problematico. Si faceva prima a pianificare subito una missione del Blackbird, che in giro di poche ore andava sul posto, faceva le foto e avevi ottenuto lo scopo. Adesso probabilmente quello che succede è che i satelliti cominciano a essere tantissimi e non hanno più quel problema lì. E non sapevo che uno dei motivi per cui è stato ritirato, non che fosse vecchio, volava già da 30 anni se non di più, non che fosse in effetti, c'era un punto nell'anello, nella catena di operazioni, diciamo, che costituivano la missione di spiare e poi analizzare i dati. Uno degli anelli della catena era un problema, cioè questo apparecchio aveva tutto un sistema per fotografare proprio con la pellicola il territorio sorvolato. E data la velocità, quindi i dati da raccogliere erano tantissimi, praticamente a ogni missione tornava indietro con 1,5 chilometri di pellicola. 1,5 chilometri. Pensate, 1,5 chilometri di pellicola, doverlo sviluppare e poi analizzare. Però svilupparlo ci voleva, non avevano trovato il modo di velocizzarlo, ci volevano giorni. Dopo che la missione PAF era andata lì in poche ore, diciamo che risolveva il problema, nel senso che fotografava la situazione quando serviva. Poi però ci volevano giorni per avere i dati. Allora alla fine, pian piano, li hanno ritirati ed è finita l'epoca dei Blackbird. Dopodiché, un video sui treni lunghissimi. Io mi ricordo una dozzina d'anni fa, siamo andati in Nord America, che c'era da festeggiare i 30 anni di matrimonio e ci avevamo un figlio in Canada per l'Erasmus, e in un trasferimento da Quebec City verso Toronto, parallelo all'autostrada c'era la ferrovia e vedevi visti i treni. A un certo punto, una volta, abbiamo visto un treno addirittura con i container uno sopra l'altro, cioè a doppio piano, e abbiamo pensato: già in questo territorio tutto piatto per migliaia di chilometri, loro non hanno le gallerie e quindi possono anche fare quel lavoro lì, noi non lo possiamo fare. Qualsiasi tratto ferroviario di una certa lunghezza c'è a un certo punto la galleria, no? Quindi questa è una cosa. Poi ci aveva dato l'impressione che fossero anche molto lunghi questi treni, e il video racconta di come, per questione di economia di scala, per far rendere più conveniente il trasporto, fanno i treni più lunghi, 5 chilometri di treno, una roba che, una delle osservazioni che facevano, quando sei al passaggio a livello ti fermi e c'è il treno che passa, ci vuole 20 minuti prima che passino questi 5 chilometri di treno, ma no, però è fatto proprio quel dimensionario in maniera esagerata, la lunghezza di treno è fatto proprio per minimizzare i costi per container.
E poi non so come faranno le stazioni, perché non ci sono stazioni lunghe 5 km. Probabilmente il convoglio arriva, si ferma, ne staccano un pezzo, lo mettono in un binario, poi continua, ne staccano un altro pezzo. Faranno tutte delle gabole per aggirare il problema. Però il trasporto lungo da costa a costa negli Stati Uniti molto spesso è fatto in quel modo lì. Il 30% delle merci negli Stati Uniti viaggia comunque su treno, costa molto meno che l'aeroplano, se non hai urgenza puoi aspettare 2 giorni e la roba la mandi sul treno. Sono riuscito a diminuire del 30% il consumo di carburante, no, 30% il trasporto di carbone, perché una delle merci principali che viene trasportata da una parte all'altra è il carbone. Adesso mano nella conversione delle risorse energetiche è diminuito questo tipo di lavoro. E invece si va molto sulla cosiddetta intermodalità, che ne parlai anni fa in un video su No TAV, Sì TAV. L'intermodalità è quella, diciamo, quel modo di trasferire le merci che viene da parte della comunità europea, per esempio, viene abbondantemente finanziato, stimolato, misure di vario genere, per cui tu invece di prenderti il camion, il tir e farti 1.000 km, ne fai 50, lo porti su una stazione di interscambio intermodale, viene messo su un treno, il treno si fa i 1.000 km, dall'altra parte ci sarà un altro camion con la motrice che viene lì, si prende questo container e lo porta localmente a destinazione. Questa cosa qua è fatta per alleggerire il traffico su gomma dalle autostrade. Infatti quel video, il primo dei video di Notav Sì TAV cominciava con un famoso incidente di molti anni fa in cui si vede in un'autostrada molto trafficata in Italia, si vede uno di questi bestioni che per motivi non mi ricordo quali fossero, insomma, sbandesce fuori, va nell'altra corsia, distrugge tutto, una cosa per te. Quando sono tanti è un pericolo, ovviamente, no? Se ce ne sono il meno possibile è meglio. Il famoso treno di 5 km dice che equivale a 250 tir. Quindi tu quando fai girare un treno di 5 km è come se togliessi 250 tir dall'autostrada. Ultima cosa a proposito della sosta al passaggio a livello. È vero che tu aspetti 20 minuti per vedere passare un treno di 5 km, però è anche vero che quando concentri tutto in treni molto lunghi, i passaggi dei treni sono meno, ci sono meno treni. C'è comunque un problema nei mezzi di soccorso. Un'ambulanza che dovesse passare da lì e si trova il treno e deve aspettare 20 minuti è un problema, in effetti. E siamo al successore del famoso telescopio spaziale Hubble, mitico telescopio spaziale. Ho messo il link di Wikipedia in modo da vedere a che punto è questo progetto, ma è interessante perché tanto si trova. Se qui c'è il sole e qui c'è l'orbita terrestre, qui c'è la Terra, lui ha emesso questo telescopio che si chiama James Webb in onore di un direttore della NASA dei tempi dell'Apollo. Allora, viene messo qui in uno dei 5 punti lagrangiani. Sui punti lagrangiani vi metto il link al video dell'universo in cui, oh no, della fisica in cui parlo dei punti lagrangiani. Comunque un punto di relativo equilibrio in cui tu puoi piazzare
il tuo satellite e aver bisogno soltanto ogni tanto di qualche correzione, ma non continuamente. Messo qui è in ombra rispetto al Sole, anche se non totalmente, nel senso che il Sole comunque sbuca per il 90, il 10%. Tu hai la Terra che ti copre il 90%, cioè comunque, come dire, un'eclisse anulare in cui c'è il 10% di luce che passa ed è comunque tanta, ha bisogno di bisogno di sviluppare, di aprire un enorme telone, lo schermo che gli copra la luce, perché anche se guarda dalle altre parti, questa luce tremenda può dare fastidio ai sensori e non farti rilevare quello che volevi. Certo, piazzarla, non so se un milione e mezzo di chilometri lontano dalla Terra diventa un'impresa in quanto poi non lo puoi più mantenere. Col telescopio Hubble fu diciamo notevole l'episodio in cui dopo un anno che si vedevano le immagini distorte di sto povero telescopio, andarono su gli astronauti tramite lo Space Shuttle, la navetta, fecero la riparazione, sostituirono un'ottica, qualcosa e tornarono giù. Questo si poteva fare perché era lì vicino relativamente. Questo qui non lo becchi più. L'altra cosa notevole di questo nuovo telescopio spaziale è che, vabbè, intanto è due volte e mezza più grande l'Hubble c'ha 2,4 metri di diametro, quello ne ha 6,5, no, è fatto di tanti specchi tutti in movimento per eliminare le distorsioni dell'immagine. L'altra cosa è che viaggia quasi completamente nell'infrarosso, guarda l'infrarosso che l'Hubble vede soltanto, l'Hubble guarda il visibile con un po' di ultravioletto e un po' di infrarossi, quello è proprio puntato sugli infrarossi. Perché? Perché serve, anche sto specchio enorme, quello è lo scopo, per vedere molto lontano, le galassie più lontane dell'universo. E più lontano vai nell'universo, più l'espansione fa sì che la galassia si allontani e la sua luce si sposti verso il rosso. Quindi se vuoi analizzare galassie del lontano universo devi guardarne in infrarosso, se no non vedi abbastanza. E con la seconda sveglietta vi saluto e passiamo al prossimo video. Vai!